abbiamo un momento meraviglioso perché Bruno ha vinto la Champions, è qua con noi in studio con papà, non so neanche da dove cominciare, quanta gioia hai in questo momento? Tantissima, sai, secondo me ancora non mi sento, sai, ancora sono un po' sulle lune, sai com'è? È un gioco troppo mentale la pallavolo e per il palleggiatore ancora di più. Secondo me ancora non mi sono accorto cosa è successo qua, però averlo qua, mio zio, mia famiglia, tutti quanti è una cosa stupenda. Io veramente sono nelle stelle oggi. Dobbiamo godere questo momento perché non è semplice vincere una Champions. Quando hai capito che potevate farcelo dopo un primo set così difficile? Abbiamo iniziato troppo tesi, no? Dopo il secondo set abbiamo iniziato a giocare come la nostra squadra aveva dimostrato per tutta questa stagione, con lucidità, con intensità di difesa a muro, copertura, e loro secondo me hanno visto che c'eravamo e forse non hanno fatto la loro partita. Papà, cosa vuoi dire a Bruno adesso? Dillo al microfono quello che gli diresti dopo. Io sono fiero di lui per il suo atteggiamento, per quello che fa, che dà la squadra, no? Sicuramente non è il più virtuoso dei palleggiatori, però ha un cuore dalla misura. Ci vuole coraggio a dire che non è il più talentuoso di tutti. No, però dico, quello, lui lo sa, però sa tirare quello di più che la squadra. E poi dopo il primo set hanno giocato con la lucidità, la velocità e la fantasia che lui sa dare alla squadra. E però alla fine lì, con il gapè dell'altra parte che batteva, ha detto lui, mentale, io solo aspettavo che non fosse lui, perché non so cosa può fare lui. E lì ci ha fatto vedere che com'è forte. Ti lasciamo andare a festeggiare, grazie.